Nicoletta Malatesta, titolare di un locale in Piazza delle Erbe da circa un anno e mezzo. Parliamo dei principali punti che penalizzano, secondo lei, gli esercenti del centro storico. Sì, riguardo alla chiusura che abbiamo adesso, l'obbligo di chiusura a mezzanotte, questa cosa ci penalizza. Innanzitutto perché il centro dovrebbe rivivere un pochino e il fatto che abbiamo l'obbligo di chiudere non fa neanche venire più di tanto la gente in centro, perché soprattutto per la bella stagione la gente esce tardi, sul più bello che arrivano noi dobbiamo mandarli via. Oltretutto quello che io ho notato è che una volta che noi chiudiamo, la piazza è libera perché togliamo i tavoli, non ci siamo più noi e ci sono le persone che sono in centro, magari si fermano, se sono ragazzi si fermano a giocare e il tono di voce chiaramente è alto e fa sì che chi si lamenta dell'esercente che tiene aperto di più è residente, pensa che il problema sia nostro, in realtà è proprio quando noi non ci siamo più che possiamo, non possiamo quindi più controllare il tono della voce, non occupiamo lo spazio, lasciamo la piazza libera e succede che la confusione ci fa più quando noi non ci siamo. Friso Giulio, titolare dell'osteria Edoardi, ecco, uno dei problemi di voi esercenti del centro è appunto la concorrenza creata dall'esterno. Diciamo che non è uno dei problemi, i problemi ne abbiamo tanti, più che altro è una mal distribuzione degli eventi, perché in determinato periodo dell'anno ci troviamo a concorrere con altri eventi e manifestazioni che si concentrano nel giro di un o due mesi e questo è controproducente per noi e per quelli che organizzano questi eventi. E come categoria di baristi del centro non proponiamo l'eliminazione di questi eventi, bensì un ugual trattamento soprattutto a livello di orari.